un cordiale benvenuto da parte di Fabio Canessa e Beppe Bergomi a questa finale di Coppa. Le squadre stanno entrando in campo, manca poco ormai all'inizio. I protagonisti del match di oggi sono Sassuolo e Milan. Lauro Leopardi dirigerà questo incontro. La gara. Balotelli. La palla sbatte sul palo e ritorna in campo. De Jong. Lottano per conquistare il pallone. Falla. È riuscito a liberarsi. A spazio, bravo tiro. Ed è gol, palla in rete. Volta manuale. Gran merito del gol va dato all'autore del passaggio. Ha dimostrato una visione di gioco incredibile. Zaza. Flores. Attenzione, rete. Gol, Beppe, cosa farebbe questa squadra senza di lui? Bella domanda, Fabio. Per fortuna però non devono porsi questo interrogativo. Mira, soltanto il portiere da battere. Si fa spazio. Balotelli, palla in gioco. Prova a stoppargli palla. Palla oltre la linea, si riprenderà con un corner. Cerca i compagni. Flores! E manca l'appuntamento con la doppietta. Riuscirà a sfruttare. La palla rimbalza sul palo. El Shaarawy. È riuscito a liberarsi. El Shaarawy! E l'arbitro fischia la fine del primo tempo, un risultato che pochi si aspettavano. Tutto a posto, secondo tempo, Milan alla battuta. Montolino. De Jong. E solo, tenta! Grande parata, non era facile. Spazza via con un intervento d'applausi. Attenzione, gol! Segnano ancora allungandosi gli avversari. A questo punto una rimonta diventa praticamente impossibile. Una bella doppietta, anche se sicuramente la difesa avversaria gli ha lasciato un po' troppo spazio.
finale si chiude qui. Sono campioni, sono campioni. Hanno giocato una grande finale, vinto meritatamente. Ora possono esultare con i propri tifosi.